Ciao ciao da Ferdi. Questo mio video è rivolto agli amanti delle moto e del movimento motociclistico. Nei nostri tempi attuali noi vediamo le gare motociclistiche prettamente con la TV, tutto bello, niente da dire. Ma come erano le gare negli anni 50? Vedere le Moto Guzzi, le Mondia, le Gilera sfrecciare veloci con i piloti libero liberati. Jeff Duke, Bill Lomas, Albino Milani e tanti, tanti altri. Allora, ascoltatemi bene che cosa potete fare. 5, 4, 3, 2, 1, via! Sono partiti! Dobbiamo dire grazie alla Rodaggio Film che ha recuperato il film di Romolo Marcellini del 1957, che era quasi dimenticato e disperso chissà da quale parte, I fidanzati della morte, e che è stato restaurato completamente e aveva una grande attrice come protagonista, Silva Coscina. Sono stufo di dover usare i freni quando corro. Sono stufo di rallentare. Sono stufo di far vincere gli altri. Un corridore vale un altro con le macchine d'oggi. Si vince a tavolino, non sulla pista. Certo, vedere un film così a 60 anni dalla sua uscita deve essere veramente una grande emozione. E quindi io l'ho comprato. Questo film ci riporta alle gare motociclistiche di allora e al cinema italiano. E anche se stiamo parlando di un film leggero, ora questo film è diventato anche documentaristico, perché molte scene sono state girate durante le gare, veramente, sul circuito di Monza o nello stabilimento della Moto Guzzi a Mandello del Lario, dove possiamo anche rivedere la mitica Galleria del Marito. Così. C'è più tempo di metterla a fuoco. Stasera, Tullio, noi due la portiamo in pista. Poi ci sono stracci di gare di motocross, sidecar, e c'è anche la mitica gara Milano-Taranto, e che proprio in quegli anni lì vide la sua ultima edizione. Intravediamo lontano all'inizio del rettilineo un corridore avvicinarsi spingendo a piedi la sua motocicletta. Come ho detto, il film è stato completamente restaurato e digitalizzato. Io direi, sosteniamo la Rodaggio Film e compriamo questo film. Riportiamoci a casa un pezzetto della nostra storia motociclistica. Ciao da Ferdi. Ricordi di comprare i giornali di domani mattina. In qualcuno forse leggerà che lei è un eroe.